Quando la musica mi entra dentro, vado a mille. Gli occhiali, ma va, ma se ci vedo benissimo. Ma dove vai? Ah! Io questa strada la faccio a occhi chiusi. Ma cos'hai, stai bene? Mai sento meglio, vita mia. Io l'alcol lo reggo benissimo. Alla guida ci sentiamo tutti dei fenomeni. Ma sono i fenomeni che accadono nel nostro organismo a permetterci di esserlo o no. Per esempio, quella che chiamiamo prontezza di riflessi non dipende da una maggiore o minore esperienza, ma è il prodotto di una catena di reazioni neurochimiche dalle quali si generano dei segnali nervosi detti impulsi. Alterare tali reazioni può solo dimostrarci che i limiti fisiologici esistono a qualsiasi età e limitano anche il pilota più abile. Per circolare in sicurezza, oltre ad essere padroni del mezzo, occorre prima di tutto essere padroni di se stessi. Oh, ci sono i ragazzi, siamo ciao. Alle 10 al bar. Ok, ok, venite su da me e poi ve li faccio vedere. Quando la musica mi entra dentro, vado a mille! Stare con gli occhi incollati alla strada. Si dice così per dire che si sta attenti e non a caso si parla di vista. E le orecchie? Anche loro sono importanti per la guida di un mezzo, quindi è il caso di tenerle bene aperte. I suoni e i rumori ai quali siamo sottoposti, piacevoli o meno, spesso superano i limiti della capacità uditiva o interferiscono con essa, diminuendola sensibilmente. Ma com'è che sentiamo? Le onde sonore che arrivano all'orecchio fanno vibrare il timpano che a sua volta fa vibrare prima tre piccoli ossicini e quindi la coclea, un canalino a spirale pieno di liquido e dotato di cellule sensibili. Le vibrazioni attraversano il fluido della coclea e stimolano le cellule sensibili. Ne nascono impulsi nervosi che, viaggiando lungo il nervo acustico, giungono al cervello dove vengono riconosciuti come suoni. Le cellule sensibili della coclea possono garantire una buona trasmissione di suoni di intensità compresa tra i 20 e gli 80 decibel. Se l'orecchio viene aggredito da suoni troppo forti, in queste cellule si provoca un effetto di ingorgo di messaggi, che dà stress a loro e a noi. 4 ore di house music a un'intensità di 120 decibel e ritmi di 160 battute al minuto sono un vero e proprio bombardamento sonoro che può avere conseguenze dannose anche sull'equilibrio. Questi effetti di disturbo provocano una specie di sordità momentanea e parziale che ci impedisce di percepire altri suoni, magari più importanti, come quello della sirena di un'autoambulanza. Una diminuzione della sensibilità uditiva è dovuta poi anche all'effetto di mascheramento, per cui un suono ne copre un altro. Ecco perché in auto è proibito usare il Walkman, o è sconsigliabile ascoltare musica a tutto volume. Molto rumore per nulla? Non tanto. Anche le orecchie servono a sentire il pericolo e a guidare meglio. Gli occhiali, ma va, ma se ci vedo benissimo. Come sta andando? Non guardare me, guarda la strada! Se ti senti più tranquillo! No, volli più a sinistra! Attento! Hanno sfondato il posto di blocco con una nostra macchina! Che diavolo la guidava? Mi sembrava il cieco! Mamma mia! Ma dove vai? Il marciapiede! È pieno di buche qui! E adesso sto andando bene! Ah! Bacche! Siamo in un macello. Hai investito una vacca. Buona parte delle capacità di guida è affidata alle capacità visive. Questo si sa. In teoria, se una persona non vede bene, se ne accorge e provvede di conseguenza.
Molti difetti della vista comuni, come miopia e astigmatismo, obbligano all'uso degli occhiali durante la guida. Gli occhi permettono di vedere perché catturano le immagini del mondo esterno più o meno come una macchina fotografica. L'occhio è una sfera con un foro rotondo al centro, la pupilla. All'interno del foro c'è il cristallino, una lente che mette a fuoco le immagini sulla retina, la membrana che contiene le cellule fotosensibili. Sono queste cellule che, stimolate, inviano impulsi nervosi al cervello attraverso il nervo ottico ed è il cervello che traduce tali impulsi in immagini. Durante la guida di un veicolo, condizioni esterne come nebbia, buio o luce accecante compromettono fortemente le capacità visive. Il passaggio improvviso dalla luce al buio, per esempio, comporta un adattamento tutt'altro che istantaneo. Possono passare anche 20 minuti prima che le cellule della retina riacquistino la capacità di reagire normalmente agli stimoli visivi. Anche la velocità eccessiva influisce sulle capacità visive, riducendo soprattutto la visione laterale. Oltre a ciò, entrano in gioco altri fattori. Il meccanismo della visione può essere alterato anche da modificazioni dell'equilibrio biochimico del nostro organismo che si verificano in caso di sonnolenza, o per aver bevuto un bicchiere di troppo, o per aver assunto farmaci o droghe. Ciascuna di queste condizioni ha un effetto diretto sulle capacità visive e devastante sull'abilità di guida. In tutti questi casi, i nostri occhi, pur non avendo nessun difetto, possono farci prendere lucciole per lanterne. Meglio saperlo prima e non guidare in queste condizioni che accorgersene dopo in situazioni drammatiche. Ciao! Io questa strada la faccio a occhi chiusi. Per addormentarsi al volante ce ne vuole. Ma senza arrivare a tanto, al vero e proprio colpo di sonno, basta un po' di stanchezza o di sonnolenza per provocare guai peggiori di quanto si pensi. Gli incidenti stradali causati da colpi di sonno, infatti, rappresentano nel mondo il 15% circa del totale. E di solito si verificano di notte in autostrada. Purtroppo il nostro organismo ci avvisa con segnali non sempre ben riconoscibili e soprattutto molto spesso noi li sottovalutiamo e guidiamo come se niente fosse. La stanchezza, l'alterazione del ritmo giornaliero sonnoveglia, la monotonia della strada, un pasto pesante, originano una crescente sonnolenza. Intanto, dentro di noi, gli impulsi nervosi che normalmente arrivano al cervello nell'arco di frazioni di secondo viaggiano al rallentatore, abbassando la soglia di attenzione e la capacità di reazione di fronte a qualsiasi ostacolo. I nostri globi oculari cominciano a ruotare. Le palpebre si abbassano, magari solo per 2 secondi. I cosiddetti microsonni possono essere letali. È una questione di tempi, incontrollabile dalla volontà, che non lascia margini di sicurezza. Il tempo psicotecnico di reazione, da 1 secondo, diventa di 2, anche 3 secondi. Spesso troppo tardi perché si possa evitare l'evitabile.